Ciao ragazzi, siamo tornati con Giulia. Mi piace, Giulia? Giulia, sei fidanzata o no? No. Perché non sei fidanzata? Se hai gusti difficili, non ti piace... Cosa? Perché? Faccio fatica io a prendermi proprio di mio. Sto molto bene con me stessa, questo non da sempre, quindi ci ho lavorato. E poi al momento forse non mi sento proprio di avere una relazione seria. Non so quanto potrei impegnarmi davvero. Ok, quanti anni hai tu? 23. Ok, allora ragazzi, partiamo. Hai avuto un lucro? No, ok. Perché una ragazza non fa mai complimenti? Perché una ragazza non fa mai complimenti, Giulia? Allora, qua secondo me c'è un problema di società di fondo che però va, fatto finire, perché si tende ad aspettare prima il complimento del ragazzo. Ovvero, io non ho la certezza magari di piacerti, quindi io non ti dirò mai mi piaci senza che tu prima mi abbia dato questa certezza, ed è sbagliato, però tendenzialmente le ragazze fanno così. Questo non vuol dire che il ragazzo prima ci deve riempire di complimenti per sbloccarci, però magari dare quel minimo segnale di interesse che mi fa stare più serena, tranquilla, dire ok, so che sicuramente che ti interesso, quindi io mi lancio anche nel farti un complimento. Ha detto tutto già, cioè, ha praticamente detto tutto. Bisogna un attimino venirsi incontro, ecco, secondo me, quindi... No, ma ha già detto tutto, cioè nel senso, hai già detto tutto perché? Perché è così, cioè è una tattica della ragazza, non fa mai complimenti, ne fa pochi, proprio perché vuole prima far esporre l'uomo. Sì, perché è più tranquilla poi. Perché è più tranquilla poi. E perché aggiungo nel topic? Perché quando fai complimenti non li fa quasi mai sull'aspetto estetico, anche se comunque chiaramente gli piace il ragazzo? Perché? Perché è uno dei punti deboli, nel senso, noi ragazze è ovvio che apprezziamo tantissimo anche i complimenti, anzi io personalmente apprezzo più una persona che mi dice cavolo che bella testa, parlo bene con te, che bella, che begli occhi, cioè, capito, ok? E quindi è anche difficile poi che un ragazzo, cioè che la ragazza... Ma ti dicono che begli occhi? Ma quello è proprio fisso, ma il barista... Ma non apprezzi di più, cazzo, che belle tette, Giulia. Ma quasi, ormai, sarebbero un po' più originali, però così forse un po' troppo, cioè il barista magari... No, beh, chiaro, è ovvio, no? No, però che begli occhi non ti senti di andare oltre quella linea, capito? E quindi si sentono più giustificati a dirlo, però è un po' più banale. Ma, cioè, non vuol dire niente, poi. No, infatti, cioè a me non fa nessun effetto, è brutto da dire, però, cioè, grazie. Fateli complimenti a Giulia, fateli complimenti su un sacco di piercing che c'ha alle orecchie. Sono anni che non vedevo una ragazza con così tanti piercing alle orecchie, ed è una cosa che... È già più attenzione degli occhi, vuol dire che mi hai guardato... No? Da serie TV, da personaggi di serie TV, affascina, no? Non lo so, affascina. Queste sono cose che non vedono tutti, ma che... Ma sai perché secondo me non li fanno? Ma fai capire anche che hai guardato un attimino oltre. Ma poco, cioè mi hai guardato le orecchie invece che gli occhi, quindi proprio basic. Però... Sai perché? Perché secondo me hanno paura di essere strani con un complimento così articolato e particolare. No. Però non è sbagliato. Una ragazza ovvia che se mi viene a dire che bello il neo che hai, cioè gli dico ok, mi metti un po' di ansia, però comunque sono cose che vedi di primo impatto, come gli occhi, il naso, il viso, e le ragazze apprezzano molto di più una cosa, quel filo più ricercata che gli occhi. Però secondo me sai che cosa? È anche il come esponi, cioè è l'originalità con cui esponi qualcosa. Il discorso dei nei, tu hai detto una cazzata, detta come l'hai detta te, per fare un esempio sbagliato, è giusto. Sì, uno al bar che ti dici questo mi ha osservato da dove, però è ovvio che si conosce e c'è un rapporto più... Io ho un sacco di nei, trovare una ragazza che ha un sacco di nei, magari non farle il complimento, ma farglielo notare, è un qualcosa che secondo me... No, ma figo, a me piace. Certo, sì, ma anche quello è sempre il modo in cui lo fai, ribadisco, se arriva uno al bar, in discoteca, ti fa una roba così che tu dici non ti avevo neanche visto, mi metti un po' di ansia, ma se stai parlando da un po' con una persona ci sta benissimo, okay, come commento. Allora, ok, brava, facciamo una lista adesso di due o tre caratteristiche su cui potersi agganciare e fare un complimento. Quindi mi ha detto la testa, il look. Sì, lo stile. Lo stile, ok. Lo stile. Quindi la testa. Ma la testa in che senso?
Come ragiona? Come ragiona, o anche i modi di pensare che hai, cioè meccanismi, modo di esporti. Cioè, per me uno dei complimenti migliori che mi possono fare è: cavolo, ma hai proprio un bel modo di fare, nel senso che, per dire, io ti dico le cose chiaramente, se non sono d'accordo non mi faccio problemi a contestarti, eccetera. Quindi questo... Sei una delle poche con cui ho parlato in quest'ultimo periodo che ha argomenti. Sì, che argomenta. Che ha un sacco di proprietà lessicali. Secondo me leggi un sacco. E questa bagnata ha bisogno di una bacinella sotto. Ok? Copiatela, incollatela e lanciatela come coriandoli al carnevale. Cos'è che ha detto? Cosa? Hai tu qualcosa alle spalle? No. Ci mancherebbe. Dopo guardiamo in... Dito me la guardi poi in coso. Ok, Giulia. Ok, molto in gamba. Molto in gamba. Ha una bella testa. Grazie. Al terzo? Al terzo direi anche... Allora, se vogliamo rimanere un po' nel banale, ma già un po' più, lo sguardo. Secondo me, se ti dicono hai un'intensità di sguardo importante che mi attira, è già diverso dire che begli occhi. Se proprio vogliamo rimanere un po' più nella comfort zone. Mi piace come mi guardi. Sì, esatto. Più sullo sguardo. Che però non è un complimento questo. Mi piace come mi guardi. È un po' come il topic di prima. È un po' un approccio. Cosa stai pensando? Lo stai pensando? Prima mi guardi la bocca. Ok. Va bene, ragazzi. Direi che ci siamo. Vi abbiamo portato ragazze nuove in gamba. L'altra Giulia anche era molto brava. Va bene. Diciamo che siete belli ghiotti. Dopo mettiamo anche l'Instagram di Giulia, così non date i vostri peni in chat, scrivete le cose. Sbagliato. Ricevi anche peni in chat tu? Sì. Li ricevi? Purtroppo sì. No, non così spesso, mi è capitato 2 volte. Ma tu sei su Tinder o su Bumble? No, su Instagram è proprio così, bam, direi. Quanti follower hai? 1040. Ah, è anche tanti, umile. È ancora più bello, no? Mi piacciono quelle umili così, 1000, 2000 follower. Sì, tranquilla, profilo chiuso. Sì. Ah, questa è proprio una brava ragazza, ragazzi, questa è una brava ragazza. Forse le peggiori. Ok, ragazzi, addios!